entra il corteo storico della Repubblica Fiorentina, aprono il corteo i fanti di Palazzo. Che erano la guardia di Palazzo Vecchio e armati di picca e spada e ne assicuravano la sicurezza. Segue il gonfalone, che è lo stemma della città. Firenze ha come stemma il giglio rosso su sfondo bianco, la cui rappresentazione deriva dall'iris Florenzia. Un fiore di colore bianco che era molto diffuso nel territorio delle campagne fiorentine. Ancora oggi il comune di Firenze, corteo storico della Repubblica Fiorentina e i bandierai degli Uffizi, bandieratori ufficiali di Firenze, si fregiano di questo stemma che è rimasto pressoché immutato nei secoli. A seguire le Madonne fiorentine, che fanno parte del corteo storico della Repubblica e rappresentano in un contesto militare e maschile la parte femminile della vita rinascimentale del XVI secolo. La proprio il 1 maggio è ripresa questa tradizione del trofeo Mazzotto al cuore dell'arte della bandiera e del ruolo fondamentale che i bandierai esercitano nel contesto del corteo della Repubblica storica fiorentina. Firenze, 1 maggio 2022. Rievocazione storica di musici e sbandieratori della Repubblica Fiorentina in Piazza Signoria, paradigma di ogni celebrazione riguardante il sacro simbolo della bandiera che sancisce l'appartenenza a un popolo. Firenze perché, pensando all'Europa futura, è possibile immaginarla centro propulsore di democratica civiltà, capitale della cultura proprio in riferimento alla sua tradizione creatrice di quell'umanesimo che dal Rinascimento in poi ha progressivamente abbattuto le frontiere, soprattutto mentali, riconducendo le questioni conflittuali all'uso della ragione piuttosto che alla brutalità della violenza. State attenti al comando! Badate a voi, le armi in pugno! Presentate le armi, salutate! Rimettetevi le armi a terra! Riposatevi sulle vostre armi! Gridate con me! Viva Fiorenza, Calvi e San Quirico! Viva Fiorenza, Calvi e San Quirico! Altra atmosfera il 9 maggio, nell'inquietante celebrazione del giorno della vittoria della vicina Russia, dove nel cuore di una guerra in atto si assiste con angoscia ad una anacronistica ostentazione di potere avulso da ogni umana partecipazione. Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. We'll be right back.
confronto con questa realtà può significativamente stimolare la nostra coscienza ad attribuire il giusto valore agli ideali che il drammatico cammino della storia europea ci ha consegnato e a custodirli con cura perché non siano violati, a difenderli decisamente perché non vengano soppressi, ma soprattutto richiamarli spesso alla memoria perché si mantengano vivi. L'esibizione della bandiera per un popolo civile realizzato nella propria terra non è più incentivo alla battaglia, ma omaggio alla propria discendenza. Ed ogni evocazione storica serve a ridefinire il passato secondo i criteri di una evoluzione umana che, superando le incomprensioni razziali, più non ammette l'oscenità della guerra, ma distingue altresì positivamente i diversi carismi che concorrono a caratterizzare una comunità. Bandieratori e musici, quindi, rappresentano scenicamente l'evoluzione storica maturata in una coscienza civica, finalmente liberata dai primordiali istinti egocentristi e orientata alla costruzione di una gradevole esistenza in pace. Grazie da parte di tutta la regione toscana, perché è proprio attraverso il gruppo dei bandierai che noi diamo il senso del prestigio e del significato che l'arte della bandiera ha avuto nella storia della città di Firenze e della Toscana. Il trofeo ogni anno evidenzia quattro città della Toscana, perché i bandierai sono importanti a Firenze, ma l'arte della bandiera è una tradizione tipica di tutta la nostra regione. E io ho l'onore anche di vedere spesso a livello nazionale e internazionale bandiere che vengono dalla Toscana e riescono a illustrare al meglio quello che è la nostra cultura, la nostra storia attraverso l'identità che oggi noi proponiamo della Toscana in giro in tutto il mondo. Questo è il trofeo che meglio di ogni altro vi evidenzia, perché altrimenti i bandierai sono a servizio, bandierai, sbandieratori, sono a servizio delle manifestazioni storiche che nella nostra regione sono in gruppi addirittura il numero superiore a quello che si può immaginare. Abbiamo calcolato circa 200 gruppi di rievocazione. Quello che sta nelle nostre città è la capacità di portare tante persone che amano la storia, la cultura, l'arte, la bellezza, non perché c'è un bel museo, non solo perché c'è una bella architettura, non solo perché c'è una galleria all'aperto, come in questo caso Piazza Signoria, ma perché c'è chi anima e chi ricorda come tutto questo è frutto di una storia spesso anche molto avvincente e che attraverso la sua narrazione crea suggestioni e emozioni uniche al mondo. Tutto questo è attraverso i figurati. Quindi la giornata del 1° maggio, la giornata del lavoro, l'abbiamo ricordato ora in Palazzo Vecchio, è in realtà qua a Firenze anche una giornata che può esaltare la figura dei figuranti, che attraverso un'attività volontaria, fatta di passione e di amore per la storia, riescono a farvi vivere dei colori, del modo di essere, dell'identità con cui le nostre città, in Toscana, come in Umbria, in tutto il centro Italia, si sono progressivamente affermate con la loro immagine e il mondo per quello che è la loro cultura e la loro storia. Onore ai bandierai, agli sbandieratori, onore ai figuranti e grazie per la partecipazione in occasione come quella di stamattina.